E l'abbiamo spostata per mezz'ora perché... che sono state in passato inaugurate e che sono sotto gli occhi di tutte incompiute. Vogliamo che i cittadini salernitani riflettano sul fatto che dal wifi libero al C-Park, alla metropolitana, alla pavimentazione di Piazza della Libertà, alla cittadella giudiziaria, alla Lungo Irno, sono state fatte inaugurazioni alle quali poi non si è, non ci sono stati poi dopo la chiusura dei cantieri. Molto spesso il sindaco dice che è un miracolo aprire i cantieri, noi vorremmo che facesse il miracolo di chiudere quelli che ha aperto già da 20 anni e che ogni anno periodicamente ripropone come inaugurazioni di pezzi o di piccoli lotti. Mi pare che quest'anno abbiano inaugurato addirittura il completamento delle vetrate della stazione marittima. Un'opera si inaugura quando si finisce. Tutto sul risveglio del senso critico da parte dei salernitani. La domanda è questa: ma com'è possibile che questo senso critico da parte di salernitani si sia addormentato soltanto per merito, tra virgolette, di quella che voi come opposizione definite politica propagandistica da parte di De Luca? Io non credo che sia politica propagandistica quella che ha fatto De Luca, perché De Luca è innegabile che le cose le ha fatte in 20 anni, significherebbe noi essere propagandisti al contrario, invece sono onesta da una parte e da un'altra. E dico che De Luca le cose le ha fatte, però da salernitana mi chiedo se le ha fatte tutte quelle che ha promesso, se le ha fatte nei tempi giusti, se le ha fatte con i costi che doveva rispettare, se effettivamente servivano alla città le cose che lui ha portato a compimento. Poi il mio giudizio è un giudizio critico e la democrazia è fatta di critica e mi permetto di sollevare, di far risvegliare quella che io chiamo la città dell'oblio, perché purtroppo, per De Luca per fortuna, essendo lui uno straordinario e strabiliante comunicatore, ha fatto finire le opere salernitane semplicemente con le sue straordinarie parole, ma dietro c'è altro. Io mi sono sgolata un anno e mezzo fa durante la campagna elettorale per dire quello che abbiamo ancora oggi e oggi ci svegliamo ancora una volta dopo tanto tempo per dire che cosa non va, ma che cosa non va non c'è bisogno di dirlo in una conferenza stampa, sta attorno agli occhi di tutti quanti. Cerchiamo piuttosto invece di collaborare le istituzioni per il bene di Salerno e dei salernitani e cerchiamo di far riappropriare ai salernitani che sono diventati massa e non popolo quel senso critico, sanamente critico, non critico a prescindere solo perché lo dice De Luca, per carità di Dio, quel senso critico che è il fondamento della democrazia. Di cosa si... un anno e mezzo da quello che poi è stato... Mi sento di dire, lo dicevo io, sono stata profetica, sono stata una sibilla, non lo so, io ho detto la verità generosamente, con slancio e disinteressatamente, questo è sotto gli occhi di tutti e vanno avanti le persone, non i partiti, non le ideologie, vanno avanti le persone. In conclusione, come opposizione, quindi cosa si sente di promettere? Ma io non posso promettere niente, posso promettere soltanto di continuare in un impegno politico per l'elettorato che mi ha scelto, un impegno volto ad una testimonianza, ad un servizio e soprattutto ad un lavoro costante che è fatto per contribuire a migliorare la qualità di vita dei cittadini. Grazie. Dei 21 punti, di 21 di tanti punti non rispettati dall'amministrazione comunale, quindi cosa si sente di dire in merito ai salernitani? Noi siamo stanchi delle favole, delle mistificazioni, delle inaugurazioni continue, anche di opere che vengono praticamente inaugurate su plastici o inaugurate due volte. Ci siamo accorti conto, per esempio, che perfino non solo l'abbattimento delle barriere architettoniche di Corso Garibaldi, che è presente nelle opere di San Matteo 2012, era già presente tra le opere di San Matteo 2010. Insomma, si prende in giro i salernitani, la classe dirigente, i giornalisti, coloro i quali fanno informazione. E si va avanti con una comunicazione asfissiante per far apparire una realtà virtuale ma che non esiste, attraverso anche una informazione deformante e mistificatrice asservita a volte al potere e a chi governa la città. Noi riteniamo che questa città aveva una grossa opportunità 20 anni fa, perché De Luca ha avuto una grande eredità, miliardi di vecchie lire di finanziamento per realizzare grandi opere che però ancora sono al palo e non sono state realizzate. Ricordiamo l'eredità dalla Giunta Giordano a mezzo dell'ex ministro delle aree urbane Carmelo Conte, trincerone ferroviario, cittadella giudiziaria, metropolitana leggera, tutte opere che ancora non sono fruibili dalla città nonostante siano passati 20 anni. Ora basta con la propaganda,
basta con le favole, basta col folklore, con gli show. Noi riteniamo che in questa città ci sia bisogno di maggiore concretezza. Questi atti di comunicazione costano ai cittadini salernitani. Le tante fontane che sono state inaugurate e sono state appuntate solo per l'inaugurazione, ma poi abbandonate al degrado e alla vergogna, sono costate centinaia di migliaia di opere ai salernitani, ed oggi le casse del Comune di Salerno sono vuote e il Comune versa in una situazione di vergognoso dissesto o di predissesto. Noi protestiamo contro ciò, vogliamo fare un'operazione verità e chiediamo, non siamo il partito De No, siamo magari il partito De No agli show, al folklore, ai monologhi, all'inaugurazione del nulla o alla cementificazione selvaggia e alle speculazioni. Siamo il partito del sì al rispetto dell'ambiente, alle opere che servono per la città, alla ristrutturazione e valorizzazione ad esempio delle opere artistiche, culturali e storiche che esistono a Salerno. Salerno non è Firenze, ma il sindaco di Salerno non può permettersi, non glielo consentiamo, di dire che questa città non ha patrimonio artistico e storico, perché non è vero, Palazzo San Massimo, Palazzo Fruscione, il Duomo, la Cripta, l'Umberto I, la Santa Sofia, San Pietro a Corte, le chiese, il Castello d'Arechi, sono un patrimonio artistico sufficiente per predisporre un itinerario accattivante e attraente per i turisti. Solo chi non ha senso di appartenenza vuol dire che questa città non ha patrimonio storico e artistico. Ma voi come opposizione come pensate di reagire per il bene della cittadinanza salernitana a queste ripetute promesse non mantenute da parte dell'amministrazione De Luca? Così, noi stiamo cercando di fare un'operazione verità. Mercoledì e venerdì inaugureremo simbolicamente opere inaugurate più volte dal primo cittadino, faremo vedere alla stampa, facendo fare un giro con un pulmino, tutte le incompiute della città di Salerno e basta la propaganda. Ovviamente abbiamo progetti e proposte alternative mai prese in considerazione e a volte anche sottovalutate dalla comunicazione salernitana. Noi avevamo proposto per esempio, invece del crescente che non serve a nulla se non ai privati, agli uffici, a chi ha soldi per investire, avevamo proposto un grande acquario, un progetto di finanza sul mare, quello sì veramente attrattivo per i turisti e che avrebbe portato ricchezza e occupazione nella città di Salerno. Purtroppo siamo inascoltati e stiamo attendendo che questa parentesi spiacevole di 20 anni di bugie e mistificazione termini al più presto per ridare dignità alla città e alla democrazia nella città di Salerno.